trovato nella sede di Villa d'Ossola del soccorso alpino per la seconda volta in 6 mesi, rubati attrezzi e materiali per interventi invernali. Poco partecipato l'incontro promosso dal comune di Domodossola per discutere dell'abuso di alcol in città. Lavori in corso all'ospedale di Piancavallo dell'Oxologico, terminati gli interventi sul secondo padiglione, iniziati quelli sul terzo. Ruba generi alimentari, fermato dal vigilante Salom Almena, marocchino di 42 anni, arrestato dalla polizia Verbania. Presentata a Monza l'edizione 2018 del Giro Rosa, che il 6 luglio partirà da Verbania e il 10 toccherà Omegna. La Igor sbanca e la Mandela Forum supera Firenze per 3-1 e vola in semifinale, dove attenderà una tra Busto e Monza, che sono sull'1-1. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. In apertura allora la cronaca, lo avete sentito, in 6 mesi è la seconda volta che i ladri visitano la sede del soccorso alpino 10ª delegazione a Villa d'Ossola. Sono stati rubati importanti attrezzature che servono appunto alla squadra per gli interventi, soprattutto durante il periodo invernale. Furto nel deposito della sede del soccorso alpino a Villa d'Ossola. Sono stati rubati attrezzi e materiale per il soccorso invernale. Si tratta della seconda volta, fanno sapere i volontari della 10ª delegazione, in 6 mesi. Sparite le sacche contenenti il materiale tecnico per gli interventi in valanga, artva, pale e sonde, oltre ad altro materiale appena acquistato spendendo 3.600 euro, corde, imbraghi e caschi. Nei prossimi giorni, dichiara il responsabile provinciale Matteo Gasparini, non appena avremo chiaro quanto sottratto andremo a fare denuncia ai carabinieri. Il soccorso alpino ieri ha vissuto una giornata di addestramento per gli operatori che avevano la qualifica quinquennale in scadenza. Le prove e i corsi si sono svolti in alta formazza con 2 istruttori regionali. La brutta scoperta del furto è avvenuta proprio al momento di prendere il furgone che era custodito nel deposito. Ieri pomeriggio, attorno alle 16.30, è stato trovato il corpo del 35enne disperso nel lago Ameina dalla notte del 6 marzo scorso. Lo hanno individuato e recuperato i vigili del fuoco del comando di Novara con il nucleo sommozzatori di Milano. Era a circa 300 metri dalla costa, a circa 55 metri di profondità. Le ricerche erano riprese nei giorni scorsi con l'ausilio di una sofisticata attrezzatura subacquea di ricerca e recupero fatta pervenire nei giorni scorsi dal nucleo sommozzatori vigili del fuoco di Roma. Il 35enne si era gettato nel lago davanti agli occhi del padre, che poi aveva allertato i soccorsi. Ed ora parliamo di un'altra piaga che affligge la società contemporanea. A Domodossola si parla molto di questo problema, ovvero l'abuso di alcol, soprattutto fra i giovanissimi. C'è stata una riunione in comune. Pochi esercenti all'incontro indetto dall'amministrazione comunale di Domodossola sul problema dell'eccesso di alcol nelle serate cittadine. Dice il presidente del consiglio comunale Carlo Valentini, c'erano infatti solo 6 di 17 esercenti del centro e una sola delle 4 associazioni di categoria invitate. Nessuno aveva l'obbligo di intervenire, ma visto l'argomento, Valentini, assieme all'assessore alla cultura Daniele Folino, ha coordinato l'incontro. Presenti anche i capigruppo consigliari e il presidente della commissione problemi giovanili Maurizio Ioli. La riunione era stata richiesta dalla minoranza che già in passato aveva portato l'argomento in consiglio comunale. Argomento principale l'abuso dell'alcol nei fine settimana da parte soprattutto di giovanissimi, ma anche i fatti di vandalismo. Da parte dei commercianti è stata chiesta una maggior presenza delle forze dell'ordine, una richiesta che era già venuta altre volte in passato. Diversi titolari di bar hanno anche fatto notare che spesso i giovani consumano sì nei loro bar, ma molto più spesso arrivano sul posto già con alcolici comperati nei supermercati. Ragazzi che si fermano nelle vie del centro o nei tavolini dei bar già chiusi per farsi quelli che vengono definiti beveroni, cocktail superalcolici. Purtroppo, aggiunge Valentini, occorrerebbe maggior sensibilità anche da parte delle famiglie. La realtà è che chi commette infrazioni si pente solo quando viene toccato dalle sanzioni. L'Istituto Oxologico Italiano taglia quest'anno il traguardo dei 60 anni di presenza sul territorio e lo fa con una serie di iniziative aperte al pubblico per la promozione della salute. Interventi strutturali in corso a Piancavallo e prosegue l'attività di ricerca scientifica che da sempre contraddistingue l'Istituto. Lavori in corso all'ospedale di Piancavallo dell'Istituto Oxologico Italiano. Che cosa è stato fatto?
Nel 1958 viene posata la prima pietra dell'Istituto Oxologico Italiano, Ospedale San Giuseppe, che oggi è un IRCCS, significa questa sigla strana Istituto di Ricovero e Cura Carattere Scientifico, cioè un luogo dove la ricerca viene poi applicata al letto del paziente. Di questa storia importante, che è fortemente connessa con il territorio del VCO, perché qui questa esperienza è nata ed è cresciuta, a noi che riceviamo questa eredità sta di continuare a svilupparla e innovarla. A proposito degli ammodernamenti strutturali, abbiamo recentemente finito la ristrutturazione del secondo padiglione e contestualmente iniziato la ristrutturazione del terzo padiglione. Questo ci consente di gestire meglio il paziente, gestire meglio il suo percorso di cura. C'è stato un confronto tra la parte tecnica e quella medica e infermieristica? Come il nostro approccio di cura è multidisciplinare, cioè coinvolge diverse tipologie di risorse, così noi affrontiamo tutti i progetti e così è stato affrontato anche quello strutturale. Ovviamente accanto agli architetti, che sono i tecnici del mestiere, abbiamo fatto un tavolo condiviso con i medici e gli infermieri, i dietisti, i fisioterapisti, gli psicologi, che lavorano poi nel reparto stesso. I lavori sul secondo padiglione sono terminati a fine 2017 ed hanno migliorato il lavoro nei reparti. Abbiamo un'agibilità delle stanze, infermerie, come potete vedere anche voi, il bancone di lavoro dove effettuiamo la prima parte amministrativa del paziente e poi successivamente facciamo proprio l'accertamento infermieristico con tutta la cartella all'interno delle salette, sicuramente migliorato. La nostra attività si basa fondamentalmente anche su un approccio multidisciplinare per quanto riguarda la cura del paziente obeso e il fatto quindi di avere più spazi garantisce anche alle varie figure che cooperano in questo progetto di poter lavorare più unitamente, quindi di collaborare maggiormente avendo più spazi appunto in cui poter lavorare insieme. Questo quindi è stata una cosa molto importante. Nel tempo sono cresciuti il numero dei pazienti e gli investimenti sull'ospedale. Solo 2 anni fa la ristrutturazione del padiglione sud, quello storico legato all'oxologia. Oxologico investe in strutture e ricerca e per celebrare i 60 anni di presenza sul territorio propone un fitto calendario di attività per addetti ai lavori come il convegno scientifico del 14 aprile a Villa Caramora dedicato al paziente obeso, ma anche aperti a tutto il pubblico. Saranno lanciati una serie di incontri per parlare di prevenzione e collaborazione e supporto per alcuni eventi sportivi locali come la Maratona della Valle in Trasca. Obiettivo è sostenere i corretti stili di vita e lavorare per la promozione della salute. Ora invece nel prossimo servizio un furto messo a segno i danni di un supermercato a Verbania, ma sentiamo cosa è successo poi. Esce dal supermercato senza pagare e picchia l'addetto alla sorveglianza che ha chiamato la polizia. Marocchino arrestato per rapina alle 4 di notte domenica dalla volante. L'uomo, AEH le sue iniziali, 42 anni, è entrato al supermercato Carrefour di via Quattrini a Intra e ha riempito una busta di plastica con diverse confezioni di generi alimentari e alcune bottiglie di vino per un valore complessivo di circa 50 euro. Poi ha cercato di passare dalla cassa senza pagare e allontanarsi. L'addetto alla sorveglianza però lo stava tenendo d'occhio, lo ha rincorso fuori dal supermercato raggiungendolo prima che partisse a bordo del suo scooter. C'è stato uno scontro fisico, il ladro ha strappato la borsa con la merce rubata dalle mani del vigilante e si è allontanato a piedi. Nel frattempo questi aveva chiamato la polizia. Dopo qualche minuto il marocchino è però tornato indietro per regolare i conti sferrando un pugno al volto della guardia. L'arrivo delle volanti ha riportato la situazione sotto controllo. Il marocchino, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio la persona, è stato immobilizzato e arrestato per rapina. La refurtiva è stata ritrovata dai poliziotti del commissario capo Giuliano Ciraldo nei paraggi ed è stata restituita al legittimo proprietario. I carabinieri hanno denunciato a piede libero 2 donne albanesi per furto e danni di un negozio di calzature a Cannobbio. Venerdì mattina le 2 sono entrate e hanno portato via scarpe per un valore di 200 euro. I militari della locale stazione sono subito intervenuti e hanno fermato le albanesi, entrambe pregiudicate, mentre si allontanavano. La refurtiva è stata così recuperata e restituita al negoziante. È stato presentato questa mattina a Monza il Giro Rosa 2018 che partirà niente meno che da Verbania.
Presentato oggi nelle sale della Villa Reale di Monza il Giro Rosa 2018, dunque ufficiali i due momenti che la corsa organizzata da 4R di patron Giuseppe Rivolta vivrà nel Verbano Cusio-Ossola. Verbania, come già ufficializzato in precedenza, ospiterà la grande partenza e nei giorni precedenti il via vedrà la carovana formarsi proprio in città. Venerdì 6 luglio la prima tappa, una cronosquadra di 15 km e 500 metri con la pedana di partenza sul lungo lago di Pallanza, che dopo lo start passerà di fronte al centro eventi Il Maggiore e dalla chiesa di Madonna di Campagna, per poi raggiungere la rotonda di Fondo Toce e ritornare a Pallanza costeggiando il lago sul traguardo in piazza Garibaldi. Dopo tre frazioni con arrivo a Ovada, Corbetta e Piacenza, si torna nel VCO con la quinta tappa di martedì 10 luglio, partenza ad Aomegna ed arrivo sempre sulle rive del Cusio. Saranno 117 km di corsa che dopo il via del centro sportivo di Bagnella offriranno due giri del Lago d'Orta contenenti lo strappo della Cesara, ed un finale che, raggiunto il Vergante, comprenderà la salita che da Lesa porta a Lesa Alta. Dal Vergante, dopo aver raggiunto Gignese, si torna verso il Cusio attraverso Armeno ed Orta, da dove poi si costeggerà il lago sino al traguardo Megnese, posto nelle vicinanze dell'ex discoteca Kelly. Una frazione interessante che sicuramente romperà la classifica in vista dei tapponi di Gerola Alta, della cronoscalata di Diga Campomoro e soprattutto dell'arrivo al Monte Zoncolan per un giro rosa davvero durissimo. Presenti al vernissage anche Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, e Paolo Marchioni, sindaco di Omegna, che si sono detti soddisfatti di poter promuovere il territorio attraverso la manifestazione e garantendo il tifo per la nostra Elisa Longoborghini. Non è in pericolo di vita il cinquantenne omegnese colpito domenica da un arresto cardiocircolatorio mentre stava partecipando alla Mare Montana in Liguria, nella Savonese. Nella mattinata odierna il corridore è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica al cuore. Le sue condizioni si sono stabilizzate, anche se il quadro clinico, dicono i medici, rimane complicato. E ora parliamo degli eventi che hanno caratterizzato il fine settimana. Cominciamo dalla Camelia, che ha riscosso davvero notevole successo a Villa Giulia. Migliaia di visitatori a Verbania per la 52esima mostra della Camelia Villa Giulia. Così lo scorso weekend, primo fine settimana di primavera, complici le giornate abbastanza soleggiate seppure fresche, è sbocciato il turismo in città. L'esposizione, promossa dal Comune e dal Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, ha proposto 150 varietà di camelia, diverse quelle precoci e raramente esposte nel corso delle mostre precedenti. Un esempio sono le varietà di Higo, fiori simbolo di immortalità per i samurai. Sono state molto apprezzate anche le composizioni floreali realizzate da Elio Savioli con elementi vegetali provenienti dai giardini, come i prunus dai fiori color rosa intenso di Villa Taranto. Una menzione merita l'allestimento dello scalone di Villa Giulia con un grande cerchio di camelie, una sorta di oblò da cui ammirare lo splendido panorama del lago e, perché no, farsi un selfie da condividere sui social. Un esordio di stagione con il botto dunque, con tantissime persone, soprattutto nella giornata di domenica, e una decina di pullman stranieri giunti per l'occasione. Affollata Villa Giulia, così come il lungo lago e tutti gli spazi coinvolti dalla manifestazione. Oltre 300 sono stati i partecipanti ai tour in motoscafo e in bicicletta e alle visite guidate a Villa Taranto, all'Isola Madre, a Villa Rusconi Clerici, a Villa Anelli e Villa Giuseppina. Quest'ultima location new entry per questa edizione della mostra. Ospiti illustri quest'anno sono stati i parchi dell'Ossola, il Veglia d'Evero e quello della Val Grande. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Silvia Marchionini, che ha evidenziato il buon lavoro di sinergia messo in campo da tutti gli attori che hanno reso possibile il successo di questa 52esima mostra della Camelia. E se a Verbania la Camelia ha segnato l'avvio della stagione turistica, nei giorni scorsi Cannobbio ha presentato il suo ricco programma di eventi proprio per intrattenere quanti arriveranno a Cannobbio nella stagione turistica appena iniziata. Cannobbio si conferma insuperabile dal punto di vista degli eventi. Da marzo ad ottobre tantissime iniziative di ogni carattere nella città del Lago Maggiore. Costo totale della stagione 54.000 euro, il 40% dei quali ricavati dall'amministrazione comunale grazie agli sponsor.
una serie di eventi per tutti i gusti, sottolinea il sindaco di Cannobbio Gian Domenico Albertella. Non saranno eventi soltanto rivolti ai turisti, ma anche e soprattutto ai nostri concittadini. Siamo reduci da una stagione turistica straordinaria, siamo riusciti a superare le 300.000 presenze. Era un nostro obiettivo e grazie al bel tempo siamo stati in grado di raggiungerlo. Tra le principali novità del 2018 per Cannobbio, l'arrivo degli spazzacamini lunedì 3 settembre, dopo la sfilata del giorno precedente in Valle Vigezzo, a Santa Maria Maggiore. Sarà un ritorno al passato per gli spazzacamini che un tempo arrivavano dal lago e nello specifico a Cannobbio per poi incominciare la loro avventura sulle montagne ossolane. Tante le conferme a partire dal ballo delle debuttanti di Stresa in tour. Faranno tappa a Cannobbio sabato 14 luglio alle 21. E poi sempre a luglio, il 28, spazio alle fontane luminose nella zona del Lungolago. E ancora sabato 4 agosto andranno in scena i fuochi d'artificio alle 22. Tanti gli eventi sportivi in programma, su tutti la Mozzafiato Trail tra Cannobbio e la Valle Cannobina. Da sabato 24 marzo alla fine di ottobre ben 4 mostre si alterneranno al Palazzo Parasi per la quinta stagione espositiva. Da qualche giorno è partita la mostra di un artista del territorio come Ubaldo Rodari, pittore ed incisore dell'associazione Il Brunitoio di Giffa. L'allestimento si prolungherà fino al 6 maggio, poi in rapida successione saranno allestite le mostre di Ugo Nespolo, Fulvio Di Piazza e Marcello Morandini. Proveremo a fare ancora meglio dell'anno scorso, conclude il vice sindaco Marco Cattaneo. Verranno incrementati gli orari d'apertura dell'ufficio turistico. Il nostro slogan, soprattutto per i mesi estivi, rimane 100 giorni per 100 eventi. A Verbania per 4 settimane protagonista Le Stanze delle Meraviglie, un appuntamento che ritorna dopo il successo degli anni passati. Villa Giulia apre le proprie porte alle Stanze delle Meraviglie per la seconda edizione dal 27 marzo al 22 aprile, un'altra edizione molto ricca. Sì, abbiamo artisti di diverso genere, ma di livello sempre alto. Avremo delle peculiarità, avremo per esempio un'associazione che porta una parte che è stata in mostra alla Biennale di Venezia, avremo il direttore dell'Albertina, dell'Accademia Albertina, Carlo Giuliano, avremo Mogol, il figlio del grande Mogol e altri personaggi, ma avremo anche diversi professori di Accademia, avremo anche diversi generi di arte, quindi c'è pittura e scultura, ma avremo anche fumetto, incisione, artigianato di artistico particolare e insomma un po' di tutto, come l'anno scorso ci siamo allargati un po' su tutti i generi. Dopodiché avremo anche, come l'anno scorso, la stanza della letteratura e quindi ospiteremo gruppi teatrali, gruppi di animatori per bambini, gruppi di diverso genere, e questi gruppi a loro volta hanno incentivato e ci hanno sostenuti nell'ospitare attività culturali varie. In particolare segnalo 2 concerti che avremo alla fine dell'evento, l'ultima settimana, la quarta, concerto per Amnesty dedicato a Pinocchio, perché in contemporanea ci sarà anche una mostra tutta su Pinocchio, e l'ultima sera invece l'abbiamo chiamato il finalone col concertone, perché c'è questo gruppo che fa soul, sono 12 professionisti, tutti molto bravi e vale la pena venire a sentirli. Tutte le forme d'arte rappresentate per Villa Giulia saranno 4 grandi settimane. Gli artisti che hanno a disposizione ognuno una stanza della Villa Giulia, e ricordo che saranno impegnati tutti i 3 piani, il piano nobile, il primo e il secondo piano, a turno, sono più di 48 artisti di livello internazionale, si cimenteranno nella loro esposizione secondo le loro modalità organizzative ed espressivi. La pagina sportiva, cominciamo dalla volley, disco verde per la Igor, dopo la vittoria con Firenze, vola in semifinale. Missione compiuta,
Con la pesantissima vittoria esterna alla Mandela Forum di Firenze in rimonta per 3-1, la Igor si assicura un posto nella semifinale playoff. Azzurre trascinate dai 34 punti di una stratosferica Paola Egonu, di cui 11 nel terzo parziale con l'83% di efficienza in attacco, e dai 21 della coppia di centrali Chirichella-Gibbenmayer. Capace di reagire la squadra di Barbolini dopo un primo set assolutamente negativo, perso 25-17, al cospetto di un'avversaria protagonista di una prestazione di altissimo livello. Le azzurre poi hanno reagito nel secondo, nel terzo e nel quarto parziale, anche se Firenze ha reso la vita difficile fino alla fine alle campionesse d'Italia. Ora Novara aspetta di conoscere la propria avversaria in semifinale. Decisivo nel quarto tra Busto Arsizio e Monza il match di spareggio che si giocherà mercoledì sera al Pala Yamamai. Complimenti alle nostre avversarie per averci messo in difficoltà per tutto l'arco del match e complimenti a noi, l'analisi di Barbolini, per essere riusciti a conquistare la vittoria che ci consegna l'accesso in semifinale. Nel primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi va riconosciuto merito alle nostre avversarie per aver tenuto un livello di gioco davvero altissimo. Noi siamo cresciute in difesa e a muro, abbiamo lavorato bene e nei momenti decisivi siamo riusciti a fare la differenza, conquistando così la semifinale. Mi ricordo che Firenze-Igor andrà in onda questa sera alle 23.10, poi in replica ancora giovedì alle 20.35. Ora invece parliamo di basket, si ferma la striscia vincente della Vinaville Cipiera, stoppata al Pala Raccagni dalla Fortitudo Alessandria. La Zimetal rovina la festa della Vinaville Cipir. Domodossola perde in casa 72-81 contro Alessandria e dovrà aspettare il prossimo turno per avere la certezza aritmetica del primo posto. Una partita fisica dettata da agonismo e ritmi altissimi. Un match di stagione regolare che sembra più un incontro dei playoff. Fabbri parte con Antonietti, Rotundo, Kovekalovic, Zeneli e Tommei. Vandoni risponde con Sollitto, Lemmi, Diminic, Sindoni e Valentini. Partenza con il piede sull'acceleratore per la Vinaville Cipir, che dopo 3 minuti di gioco è già sull'8-2, costringendo Alessandria a chiamare il primo timeout. L'inerzia della partita rimane a favore dei padroni di casa, che allungano sul 13-2, ma due triple di Valentini e Sollitto permettono alla Zimetal di trattenere una Vinaville Cipir in fuga. Gli ospiti faticano a eludere la difesa ossolana e peccano in precisione, chiudendo il quarto con uno svantaggio di 19-11. La seconda frazione di gioco non si discosta molto dalla precedente. Dopo 3 minuti, Domodossola è avanti di 10 punti, un divario che Alessandria riesce a ridurre nel finale del periodo, fino al 36-32 di fine secondo quarto. Di ritorno all'intervallo lungo, Zeneli apre il periodo con una grande schiacciata, ma la Zimetal risponde agganciando e sorpassando la Vinaville Cipir per il momentaneo 42-43. Nel momento di maggiore difficoltà per i ragazzi di Fabbri, sale in cattedra Antonio Serroni, che come al solito trova canestri pesantissimi. Due triple consecutive per il capitano, a cui segue la bomba di Kubekalovic, valida per il 51-43. Sembra il turning point della partita, ma Alessandria si oppone e trascina a sé ancora una volta gli avversari, con un dominante Diminic, 21 punti per il top scorer del match, e Condotti. Sul 55-51 per Domodossola, la Zimetal serve un parziale di 0-7 che ribalta i giochi, chiude il terzo periodo sul 55-58 e crea i presupposti per un ultimo quarto apertissimo. Gli ultimi 10 minuti della partita si giocano punto a punto. Avanti prima la Vinaville Cipir, poi Dotti serve il sorpasso di Alessandria, che Diminic rifinisce per il più 3. Kovekalovic vanifica gli sforzi ospiti con la tripla dei 66 pari, ma da quel momento in avanti c'è solo la Zimetal. I ragazzi di Vandoni allungano e sfruttano gli errori difensivi di Domodossola, portandosi sul 70-78 a 30 secondi alla fine. La Vinaville Cipir cerca l'arrembaggio disperato, ma è tutto inutile, e Alessandria vince 72-81, dando un'anticipazione del livello tecnico agonistico che attende la squadra di Fabbri ai playoff. Ora il calcio, in prima categoria continua il duello fra Vogoni e Feriolo, i quali hanno risposto agli ossolani battendo il Vallestrona. Vogonia chiama, Feriolo risponde, alla Galli la squadra di Bolzoni supera per 3-1 la Vallestrona. 50 secondi e si sblocca la situazione. Piana per Cirigliano che dall'altezza del dischetto trafigge Cordini. Al 14esimo il 2-0 è cosa fatta. Audi recupera palla e si invola verso Cordini per poi superarlo con un preciso tiro.
Prova a reagire il Vallestrona. Punizione di Santini, Ture in tuffo si oppone. Il Ferriolo dilaga e al 20° si porta sul 3-0 con il solito Audi. Freddo a superare Cordini in uscita e a depositare nel sacco la seconda rete personale di giornata, 102esima in carriera. A 2 dell'intervallo ci prova Puzzello dalla distanza, Ture in bello stile fa sua la sfera. Nella ripresa, dopo 5 minuti, fallo di capo su Santini, il signor Vivona di Vercelli non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri Brunetti trasforma al quarto d'ora, Volpe sfonda sulla destra, palla per Cirigliano che calcia a botta sicura, Barbieri sulla riga, salva tutto. A 5 dalla fine, Audi cerca la tripletta, Cordini in tuffo, gliela nega. Un minuto dopo, secondo giallo di giornata per Carbone che viene espulso. È l'ultimo spunto di cronaca di una partita che vede il Ferriolo prevalere per 3-1 sulla Vallestrona. Resta ancora da dirvi l'appuntamento con Dilettanti per Dire come ogni lunedì, l'appuntamento alle 20.35, ospiti in questa puntata il giornalista della Stampa Giacomo Baraggioli e il direttore dell'Omegna, direttore sportivo dell'Omegna Daniele Sala. Dilettanti per Dire sarà in replica martedì alle 13 e alle 16.45. Tuttonotizie.info invece per gli aggiornamenti, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.